Ciao Niretti, bentornati in un nuovo video. Finalmente registro di nuovo un video in cui scopriamo tutte le creazioni in resina, quindi si parla delle scoperte resinose di Nina. E ne ho approfittato perché ho provato molti degli stampi nuovi che mi erano arrivati, che avete visto nel precedente video da Petit Molds & Co. Poi ci sono altri due stampi invece che mi sono arrivati da Freak Emporium e ci sono poi altri stampi che erano già miei. Ho fatto qualche esperimento e soprattutto ci sono tre stampi, tre basi, anzi che mi servono per tre commissioni che devo assolutamente iniziare. Quindi, nella maggior parte, sia per i colori che per le basi nuove, ho fatto più che altro esperimenti un po' alla buona, perché in realtà non mi serviva nessuna base in particolare adesso, e ho deciso di dar via gli esperimenti di colore. In quasi tutto ho utilizzato i pigmenti e i glitter di Sparkly Treasure Shop, che ormai sapete, io amo follemente, e ovviamente i link di tutte le persone che vi ho elencato adesso, quindi Sparkly Treasure Shop, Petit Molds & Co. e Freak Emporium, li trovate qui sotto nell'info box. C'è questo qui, nella quale ho fatto un esperimento. Dovrebbero essere asciutti perché li ho fatti ieri mattina, quindi dovrebbero essere praticamente duri, il che sarà molto difficile per me per farmi pulire il tutto. Wow, che bello! Mio Dio! È bellissimo. Allora, vi spiego cosa ho fatto. Intanto questo è lo stampo strabello, straperfetto. Guardate com'è bello, non c'è tipo mezza bolla. Fantastico, bellissimo, bellissimo. Gli stampi di Freak Emporium, super mega approvati. Praticamente ho colato il colore. Essenzialmente ho fatto la resina con un Perlex, che se non mi sbaglio si chiama Sky qualcosa, credo. E davanti ci ho spennellato però il pigmento Mermaids, quello celeste. Ed è venuto questo effetto ghiaccio magnifico. Non so se si vede come lo vedo io dal vivo, ma è assolutamente molto molto ghiaccio. E l'ho fatta così perché magari riesco a creare un'Elsa di nuovo dopo secoli. Questa base però mi piace davvero davvero parecchio, molto precisa, molto carina. Sì, insomma, mi piace davvero davvero tanto. E guardate come ha preso bene i dettagli qui. È fantastica, davvero davvero fantastica. Penso proprio che qui sopra ci farò una Elsa. Ecco, non so se si vede bene il colore che fa, guardate. Mentre sempre con uno stampo di Freak Emporium ho fatto questa tutta in trasparente per provarla poi a decorare successivamente. Quindi andiamo a vedere com'è venuto. Anche se in trasparente i dettagli in generale non è che si vedano più di tanto, però noi ci proviamo. Stampo super perfetto, pieno di dettagli. E questa è la creazione. La creazione è anche venuta perfetta. Direi che non ha davvero nessun problema. Sì, è perfetta. Io vedo assolutamente tutti i dettagli. Però, semplicemente essendo trasparente, vediamo se così riesco a farvelo vedere meglio. No, essendo trasparente, insomma, non si nota più di tanto tutta la sua bellezza. Ma voglio andarla a decorare dopo e vi farò ovviamente vedere, perché ho in mente di dare una nuova rubrica in cui farvi vedere, scoprire tra virgolette insieme. Troverò poi un titolo ovviamente più originale e migliore. Quelle che sono le modifiche che io poi apporto alle mie basi in resina, perché spesso ve li vedete in un modo, però poi prima di utilizzarle le rendo totalmente diverse. Non lo so, mi inventerò qualcosa. Fatemi sapere qui sotto con un commento se l'idea vi piace. Comunque, questo è il cammio ed è bellissimo, è sempre stra dettagliato. Quindi questo qui. Poi passiamo invece alle cosine che mi servono per delle commissioni. Ho fatto questa qui tutta in oro. Sempre bellissima questa base. Poi in oro mi piace da morire. E appunto questa è per una commissione. Poi sempre per una commissione ci sono due che saranno a tema Ariel. Questa è la prima. Non è venuta proprio come volevo. Mannaggia, non è per niente come doveva venire, però la faccio vedere prima alla committente. Se le piace, realizzerò la sua idea qui sopra, altrimenti ovviamente ne farò un'altra. Anzi, questa volta ne farò tipo quattro, così una a una ne uscirà come dovevo uscire. Comunque questa qui. Forse c'è tanta luce, ma fa anche abbastanza ombra in questi punti. Non so se si vede, quindi non riesco a farvi vedere benissimo i colori, ma spero che comunque qualcosa si veda. E sempre con quei colori avevo fatto questa, sperando che invece lei sia venuta bene. Ok, questa qua è venuta perfettamente come quella che avevo fatto la prima volta. E anche qui ci va un Ariel.
Quindi queste qua erano per delle commissioni. Poi, cosa scopriamo? Allora, ho fatto le alette per la prima volta nella mia vita, le mie magiche alette che mi piacevano un sacco e che non riuscivo mai a comprare lo stampo. E insomma, non so come farò a farle uscire da qui, però io ci provo. Allora, qui c'è la prima. Sì, questi qua sono semplicemente scarti in realtà, perché volevo provarle, poi magari più in là mi farò venire in mente un modo reale per usarle. Comunque sono molto trasparenti. Questa è la prima, tutta trasparente e sbrilluccicosa. Vi appoggio là, usciamole tutte prima e poi ve le faccio vedere. Ok, ci sono riuscita ad uscirle tutte quante, adesso ve le faccio vedere. Oh mio Dio, mi sono innamorata di queste. Guardate, sono troppo carine. Sono bellissime. Poi hanno questa parte trasparente che va giusto negli angolini e il resto è tutto del mio lilla barra rosa in resina preferito. Sono sbrilluccicosissimi. Ops, scusatevi, vi ho mosso. E poi ci sono queste altre invece che erano sul trasparente. C'è questa qui che è da rifilare, ma sono bellissime, ci piacciono da morire queste qua. Non lo so, voglio farci qualcosa, non so ancora cosa, però mi piacciono da morire. Poi di questo stampo qui invece c'era anche questa cornice nuova, che però essendo un pochino grande per me, ancora non sapendo per cosa poterlo utilizzare, ecco, ho deciso di ancora non colarlo, ma ho colato uno scarto qui dentro. Ed ho appunto colato semplicemente questa serratura piccolina, vediamo se riesco a staccare, sì. È molto molto carina e sembra una serratura di qualcosa di marino, non so perché, guardate. Davvero davvero molto molto carina. Poi, cos'altro andiamo a scoprire? C'è questo qui che ho fatto anche in trasparente per poterlo modificare dopo. Sono ancora un po' indecisa, però penso che lo modificherò a prima natura, perché cioè tipo è fantastico e mi ricorda tantissimo delle foglie o anche le pinne di alcune sirene, non lo so, vedrò per cosa utilizzarlo. Lo stampo ovviamente è perfetto, guardate quanti dettagli, si vedono benissimo. E non vedo l'ora di utilizzarlo, guardate che bello. Forse questo era bello anche con l'angelina fin dietro, tipo così. Oh mio Dio, sarebbe stato bellissimo. Bene, mi sa che mi ci metto e lo vado ad incollare con l'angelina film, perché questo, avendo tanti dettagli, creerebbe tantissima luce. È bellissimo, davvero davvero bellissimo. Merita tantissimo questo stampo qua, è troppo troppo bello. Vi farò vedere anche qui come modificherò il tutto. Poi c'è questa qui che è una cornicetta nuova che ho fatto in questo colore, che è quello delle alette. Ta-da! Oh mio Dio, che carina! E qui che cosa c'è? Ah, è una scaglietta, ok. Oh mio Dio, è carinissima! Questa cornice non l'avevo ancora mai avuta, quindi non l'avevo mai vista fatta dal vivo, ma è bellissima, mi piace da morire, mi dà un senso di morbidezza, di leggerezza, non so perché, forse le sue forme cicciottose, ma è bellissima, mi piace da impazzire, è davvero davvero strabella. Poi ovviamente questa si può utilizzare per così, insomma potete decidere come utilizzarla, ma è bellissima, mi piace da morire. Questa mi sa che entrerà molto presto tra le mie cornicette preferite, perché non lo so, mi dà un senso veramente di leggerezza, è molto molto particolare. L'ho fatta in questo rosa perché ho varie idee per lei, sto solo decidendo quale sia più carina come idea da portare avanti, ma vedrete molto presto. Comunque mi piace, vi giuro, da morire, davvero davvero bellissima questa qui, super approvata, e la trovate da Petit Moritz & Co. Sempre con lo stesso rosa ho fatto queste due, ma qui c'è anche del pigmento olografico che non vedo l'ora di farvi vedere. Terremoto perenne nei miei video. Allora, questa qui che sì, nel prenderla mi stava uscendo tutta, che qui c'è tanto da rifilare, non so come faremo visto che l'impressione è già dura, però va bene, ce lo possiamo fare. Questo è il primo stampo. Ta-da! È semplicemente di questo color lilla. Anche questa qua so cosa farci già, non vedo l'ora, tra l'altro, soltanto che devo riuscire a rifilarla per bene, perché io ieri volevo farla piena ma poi si è ritirata tipo tutta da questo lato. Ebbene, questo è quello che è accaduto, ma è bellissima il colore. Mi metto un po' più verso di qua perché arriva più luce di là. Comunque il colore è bellissimo. Poi c'è questo qui in cui appunto ho fatto un po' di esperimenti vari, quindi c'è il rosa di base dietro, però ci ho spennellato su il pigmento olografico silver che trovate da Sparkly Treasure Shop.
Vediamo se riesco ad uscirlo. Ta-da! Ok. Pensavo fosse venuto più rosa, ma era lo stampo che mi ingannava. Eppure ci avevo colato il rosa, non so che fine abbia fatto, va bene. Comunque questo è il cameo e vedete com'è olografico, guardate la miriade di colori che fa. Guardate soprattutto al centro. Vi dirò, avrei preferito se come base dietro ci fosse stato il rosa, perché la mia intenzione era quello di farlo venire sul rosa, ma evidentemente il colore rosa che ho usato, vedete, era troppo chiaro rispetto al grigio, però è molto molto carino e va comunque bene per l'idea su cui volevo utilizzarlo. Però a questo punto credo che utilizzerò prima questo e poi vedrò questo qua, però dai, è venuto comunque abbastanza bene. Guardate quante luci. Ok. Poi, stiamo per arrivare alla fine, però ci sono ancora un pochino di cose da farvi vedere, non vi preoccupate, non finirà così presto, perché ho provato davvero tante tante cosine nuove. Questo qua è tutto uno stampo nuovo che appunto avevo preso da Maria Petit Molds & Co. Vediamo prima questi qua che sono scarti, sono piccole gemme. C'è questa qui, semplice così. Poi c'è questa qui che ho fatto in oro. Che bellina che è questa, sbrilluccica un sacco. Poi c'è questo qui che invece ho fatto come prova per vedere soprattutto quanto trasparente era, e direi che è stra trasparente, perché le cose che sono andate sul fondo si vedono stra bene, quindi posso utilizzarla per varie prove. Appoggiamolo qui dentro e ora andiamo a vedere questi esperimentini. C'è questa che è una cornicetta che non avevo mai avuto prima. Allora, c'è questa qui, vedete, piccolina. Sì, vi ho fatto un po' di esperimenti, giusto così, quindi non si vede tantissimo bene, soprattutto i dettagli. È davvero davvero molto molto piccolina. In realtà non mi aspettavo che fosse così tanto piccola. In realtà non mi aspettavo che fosse così tanto piccola, perché l'avevo vista in varie foto, ma sembrava più grande, però a me piace da morire proprio per il fatto che è piccolina e essendo le mie creazioni anche molto piccoline ci possa lavorare molto bene sopra, quindi so già cosa provare a fare su questa. Semplicemente purtroppo non so come farvi vedere la sua forma, però è bellissima e ci ho messo tutti questi glitter e scagliette di Sparkly Treasure Shop all'interno. Mi piace tantissimo come è venuta. Poi qui ho fatto un esperimento tra trasparente, aspettate che qua si è unito tutto, tra trasparente e oro. Oh, wow, bellissimo! Bellissimo, bellissimo! A parte lo scarto qui sotto e qui dentro, ho messo l'oro davanti e poi il trasparente così dietro. Veramente fantastico! Stiamo andando per la fine del video. Questo è l'altro stampo che volevo da un sacco di tempo e l'ho fatta semplicemente olografica, guardate che bella! Sì, qui qua ovviamente tutta da ritagliare, tutta questa parte qua, e ovviamente terrò tutta la parte di Angelina Film, ma è un effetto che io sto amando, vi giuro, lo amo troppissimo questo effetto. Qui si è fatta una bolla, ma c'è il resina dietro, perfetto! È troppo troppo bello, guardate la magia delle luci. Tra l'altro una ragazza di voi mi aveva consigliato di stropicciare la carta e metterla stropicciata nella resina. Bene, dalla prossima volta lo proverò, anche perché vedete qui tipo questo pezzo qua si era fatta una piega e questa piega ha creato questa luce fantastica all'interno della creazione che mi piace tantissimo, quindi immagino che tutta cartocciata faccia proprio tutto questo effetto. Ed è comunque magnifico, guardate, cioè sembra che ci stia rimbalzando la luce, non lo so, nell'acqua, non lo so, è magica, sembra un arcobaleno di colori e vedrò anche lì per cosa utilizzarla, ma mi piace da impazzire, veramente, veramente da impazzire. Poi, in questo stampo invece ci sono solo esperimenti vari ed eventuali di resina di scarto. E appunto ho fatto queste mini gemme trasparenti con le conchigliette dentro che mi sono state regalate da Katia e Domenico, che sono fantastici. Andiamo a vedere come sono venute. Oddio che belle! Oh mio Dio che belle! Non mi aspettavo che fossero così belle, guardate! Oddio, sono venute benissimo. Poi questo stampo è stralucido, quindi viene fantastico. Guardate che carini, si vede benissimo. Tutta la conchiglia, le conchigliette e i glitter messi sotto per far sembrare sabbia all'interno.
Guardate quanti colori fa. Oddio, mi piace da morire. Sono venute anche delle micro bollicine, guardate, che stanno benissimo dentro. È fantastico. Oddio, mi piace da morire. Sono fomentatissima in questo momento. Poi, sempre con lo stesso principio, c'è questo qui. Che carino anche questo. Non so ancora cosa ci farò con queste cosine, ma penso che farò una parure, non lo so. Non so neanche se riuscirò magari ad utilizzarle invece con qualche creazione, magari qualche bambolina messa sopra che li abbraccia, non lo so, perché sembra un pezzo di mare incastonato in un diamante, cioè è davvero davvero bellissimo. Guardate che carino, mi piace che le conchiglie si vedano così tanto bene. Bellissime. Poi vediamo, ho fatto questa qua sul rettangolare. Wow, che carina anche questa. Vedete come si vede bene la chiocciolina? Che carino. Qua sì, c'è una chiocciola che stava salendo, però guardate che bella. È troppo troppo bella, veramente veramente bellissima. Sono emozionatissima di queste prove, non speravo che venissero così bene. Poi qui invece ho fatto altre due prove. Vabbè, questa qua sarà venuta male sicuramente perché sborda troppo da fuori. Sono praticamente, ho messo dentro il cristallo delle pietre e vediamo un po'. Beh, niente di sensazionale, non mi fa impazzire, però era una prova. Sì, non mi fa impazzire per niente, sinceramente, quindi beh, va bene così. Va bene così, Nina, va bene così. Questa invece era col celeste e tanti glitter. Beh, forse, guardate, mi fa impazzire di più questa perché ha creato questa specie di effetto, anche se da dietro è fuoriesce, però è particolare rispetto all'altra, è molto particolare questa. Però, ecco, non mi fanno impazzire più di tanto. Diciamo che quelle che hanno vinto tutto oggi sono queste tre, che sono veramente marine, marine al mille per mille. Vedrò cosa farci perché mi piacciono da impazzire. Guardate che belle, mi piacciono veramente un sacco. Bene Ninetti, questo è stato tutto lo scopriamo di oggi. Abbiamo scoperto tantissime cose, devo essere sincera, è uno degli scopriamo che fino ad oggi forse mi ha soddisfatto un po' di più. Le mie creazioni preferite di queste scoperte resinose di Nina sono assolutamente questa base che volevo da tantissimo tempo e loro tre, cioè assolutamente loro tre sono la cosa più bella del mondo, vi giuro. Da qui ce ne esce una collezione super mega, davvero davvero super super mega estiva. Oddio, guardate, se avessi quello giusto a farlo entrare qua dentro verrebbe una cosa pazzesca. Oddio, ci devo pensare bene a queste cose, ma in generale sono felicissima di tutto, davvero sono venute delle cose magiche che amo da impazzire. Quindi fatemi sapere qui sotto con un commento qual è stata la vostra creazione preferita e quale vorreste vedere in una prossima creazione, e soprattutto ricordatevi di farmi sapere con un commento qui sotto se vi va di vedere i video di quando modifico le mie basi, in cui ve le faccio vedere appunto tutte modificate con le varie inserzioni all'interno, insomma tutte le cosine che creo che mi permettono di avere una base completa. Ecco, fatemi sapere le vostre idee e io vi mando un bacione gigantesco e noi Ninetti ci vediamo nel prossimo video. Ciao!